Noi ci siamo un po' informati, professore, e l'utilizzo di queste, di questi, a questo, questi pezzi di carta, perché poi queste mascherine vengono prodotte in quantità enormi con materiali non certamente di altissima qualità, sono, sono tutte cineserie, ecco, tanto per essere chiari, sono materiali non adatti per lo scopo, ma per lo più, professore, vengono utilizzate e riutilizzate, vengono prese, toccate con le mani, spostate nella bocca delle le persone, avete visto, se le spostano sempre, anche in TV, vediamo quelli che vengono intervistati, prendono sta mascherina davanti, proprio dove tu respiri, la sposti, poi ti tocchi la testa, tocchi le altre cose. Ecco, ma la mascherina di protezione che serve in realtà a tutt'altro, questo utilizzo che ne fa la popolazione così obbligata, ma non è un utilizzo addirittura deleterio? Cioè, voglio dire, se fossero veramente il ricettacolo del virus, perché lo fermano? Noi andandole a toccare e poi toccando le cose al supermercato piuttosto che in altri posti, non contribuiamo a diffonderlo? Cioè, non è peggio? Cioè, voglio dire, professore, l'utilizzo della mascherina, se non viene effettuato così come un protocollo medico vorrebbe, ovvero tu la prendi, la indossi, dopo un'ora la butti nei rifiuti speciali senza toccarla, ecco, usata in modo diverso, non potrebbe diventare addirittura una cosa controproducente? Ma io penso che queste cose vanno soprattutto sottolineate, soprattutto partiamo dall'uso delle mascherine. Alle mascherine si è sempre detto che erano utilizzate dal soggetto già infetto per evitare lo spargimento, diciamo, del virus, e dagli operatori sanitari che potevano andare incontro ovviamente col paziente anche potenziale in questo senso. Che cosa vuol dire? Che poi successivamente, finita la carenza, siamo diventati produttori di mascherine e ora viene la situazione piuttosto, diciamo, clamorosa, che bisogna utilizzare mascherine da tutte le parti, a tutte le età, anche eventualmente, diciamo, in posti completamente inutili, per non ridicoli. Bisogna considerare che per giunta le mascherine in alcuni soggetti non possono essere date sia perché diventano allergici, sia perché sono in grado addirittura di dare una candidosi polmonare pericolosissima, sia un tanto di altri aspetti che riguardano la parte cutanea. Noi ci vediamo e abbiamo visto all'estremo oriente la possibilità di portare queste mascherine, ma sempre dal soggetto già raffreddato, influenzato, ma non c'entra niente con il soggetto che sta sano. Il problema poi di applicarlo ai bambini è una cosa proprio indecente, perché sappiamo sì, benissimo l'ipercapnia, cioè l'aumento dell'anidride carbonica, e con questo vale anche per soggetti anziani, soggetti che eventualmente hanno bisogno di un maggior apporto di ossigeno normalmente. Quindi tutta questa storia delle mascherine è un artefatto proprio nostro, cioè in Svezia è assolutamente, diciamo, vietato un fatto simile, ma proprio per sistemi, come dire, effettivi, per, se vogliamo, per situazioni mediche che hanno proprio corrispondente dall'altro lato dell'uso delle mascherine. Ecco, quindi è una cosa tipicamente italiana, ma soprattutto nei ragazzi, nei bambini addirittura, perché adesso sembrerebbe che vorrebbero imporli, anzi ad oggi sono sulla carta imposti anche ai bambini superiori ai 6 anni. Io credo, professore, che questa cosa qui, forse la scienza medica si rivolge, cioè dovrebbe fare assolutamente qualcosa. Assolutamente, non si può accettare un fatto simile, e se, come in alcuni paesi, è stato approvato dai 12 anni in su. Ammesso e non concesso che questo debba essere fatto. Ammesso e non concesso che poi questo abbia una reale vantaggio, porti un reale vantaggio nella diffusione. Sappiamo benissimo che gli asintomatici non sono contagiosi, ormai questo è risaputo, l'aveva detto già l'OMS, sono soltanto raramente sono contagiosi, si è visto questo, se vogliamo dire, nel 16% dei casi, ma sicuramente quando ci sono delle cariche virali, diciamo, valide, non adesso in cui abbiamo delle cariche virali che fortunatamente sono legate al soggetto che ce le ha, e quindi non è possibile. Ecco però, Fabio, su questa è molto interessante del professor Tarlo, gli asintomatici non sono contagiosi. Ecco, le notizie che ci arrivano per esempio dalle discoteche in Sardegna, quei contagi come sono avvenuti secondo lei, professore? Ma io penso che sono dei giovani, e se sono dei giovani hanno, diciamo, non soltanto, diciamo, una respirazione, per così dire, vicina,
per molto cui, diciamo, andiamo in altre situazioni che ovviamente ci sono tanti altri virus a questo punto che bisogna pure tenere presente, non solo il Covid. Ecco, professore, tanto per salutarla, un'ultima battuta su questa questione, però il tema principale, il tema fondamentale è sempre a monte, va bene, è sempre a monte, ovvero, ma in questa fase dove il virus sostanzialmente si è spento, ma non converrebbe veramente lasciare libero la circolazione proprio per creare una sorta di immunità generale e per far sì che il paese possa in qualche modo venirne fuori in questo modo, come ne stanno venendo fuori altri, visto che ormai non c'è più questa letalità, non c'è più questo grande pericolo, tenendo sempre presente che le fasce di persone più deboli devono essere e rimanere sempre protette ed evitare comunque anche in questa fase il contagio. Ecco, ma non è meglio allora che il virus circoli? Ecco, io faccio una domanda, poi magari è un'eresia, però insomma... No, è una domanda di buon senso, una domanda di quelle che attualmente stanno facendo in Scandinavia, certo, non soltanto in Svezia, ma si sono aperte, diciamo, ormai. Noi siamo l'unico paese che addirittura ha prolungato certe situazioni, per così dire, di lockout. È un controsenso essere, per così dire, diversi dagli altri, ma in senso negativo. Per cui, diciamo, si bypassa l'aspetto, diciamo, mentale, psicologico. Tutto questo deve essere pure tenuto in considerazione. Non parliamo, ovviamente, per quello che riguarda chiaramente i bambini, i giovani che fortunatamente non hanno problemi con l'infezione virale, e purtroppo ci sono però tutte le situazioni che vengono sottolineate, sottolineazioni false, come ci sono state dalla famosa bambina di 5 anni che aveva altri problemi rispetto al Covid, o eventualmente i famosi 4-5 giovani delle terapie intensive che nessuno ha trovato in tutta Italia, o eventualmente ancora, per dire, quello che è successo a Napoli con il Cotugno pieno, quando era tutto un falso, e quindi c'è addirittura una inchiesta in corso. Sì, la ragazza allo Spallanzani qui di Roma, che invece lo Spallanzani ha dovuto smentire perché non era vero. Ecco, la circolazione di queste false notizie, professore, io penso sia la cosa forse più sgradevole che stiamo vedendo in questo periodo. Bisogna capire chi è che le fa circolare. Speriamo di scoprirlo. Professore, noi sappiamo che lei ha un impegno, quindi la lasciamo, però noi ci risentiamo presto, perché magari parleremo la prossima volta della validità o meno di un vaccino, se è possibile realmente trovarlo, quanto questo possa essere sicuro e quanto soprattutto possa essere utile, se è utile, e quanto invece potrebbe essere dannoso per il nostro sistema immunitario. Però lei adesso ha da fare e ne parliamo magari la prossima settimana, se lei avrà tempo di stare ancora con noi. Grazie professore, buona giornata a lei. Grazie. Professor Giulio.